Benvenuti al TG delle buone notizie della terza D. Dalla regione 400.000 euro per lo sport nel nuovo oratorio parrocchiale. Il comune di Mappano ha ricevuto dalla regione Piemonte 400.000 euro per la realizzazione dell'area sportiva. Si tratta di un campo da calcio, basket e spogliatoi che verranno realizzati dal nuovo oratorio parrocchiale. L'opera è inserita in un disegno più ampio grazie alla collaborazione con l'associazione Il Sogno di Samuele, nata in ricordo di un bambino colpito da un fulmine nel 2008. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla parrocchia che ha concesso il terreno per i prossimi 30 anni. Fatima, il miracolo di Lampedusa. Su una nave della Guardia Costiera che ha raccolto 43 migranti in mezzo al mare è nata la piccola Fatima. Dalla troppa fretta di venire al mondo, Fatima è nata circa 30 ore dopo la morte di un'altra bambina, annegata 2 anni e mezzo a 10 miglia dalla costa. Adesso Fatima sta bene ed è in ospedale ad Agrigento. È stata aiutata dal mediatore culturale Massa, che conosce 8 lingue ed è diventato un fare per chi arriva a Lampedusa grazie alla sua umanità. Questa nascita, dice, ci ha un po' sollevato il morale. L'orgoglio di Mappè. Grandi campioni del passato sono spesso fonte di ispirazioni per i futuri campioni che, come Kylian Mbappé, hanno subito alcune sconfitte e che, come Paolo Maldini e Michael Jordan, hanno ammesso che le loro sconfitte sono state anche occasioni di crescita. Un campione sa reggere le sconfitte, così anche l'attaccante francese ha fatto il primo passo per mettersi alle spalle l'amarezza del mondiale. Mentre festeggia il suo compleanno, pensa all'impressionante numero di trofei vinti, i 16 da squadra e nazionale. I campioni sono fatti così, non perdo tempo a rimuginare sulle sconfitte e inseguo nuove vittorie. Rinasce la Casa delle Fiabe. A Torino, nel Parco Palentino, nasce un punto di aggregazione per le piccole associazioni. Ecco che cosa diventerà il Villino Caprifoglio. Una struttura fiabesca che ospitava laboratori per bambini chiusa dal 2017. Ora diventerà un open space per mostre e eventi culturali. Sarà a disposizione delle piccole associazioni e aprirà a maggio 2023.